Quest'oggi siamo a San Tommaso Guardino, siamo venuti a trovare il sindaco Moreno De Val qui in municipio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Inizierei parlando di, come dire, una sistemazione del post Vaia che in tanti territori non è ancora terminata perché c'è il problema degli schianti, c'è il problema del bostrico. Immagino che anche qui, insomma, ci sia ancora qualche lavoro da fare. a voi. Assolutamente sì, oltre a questo c'è anche il problema che le ditte in questi ultimi anni sono state oberate e magari hanno così deciso di fare dei lavori piuttosto che degli altri. Ecco, comunque noi sul nostro territorio comunale quest'anno è tassativamente d'obbligo consegnare i lavori entro la fine di quest'anno, entro la fine del mese di novembre. Abbiamo così da realizzare e da completare la sistemazione di una parte delle strade frazionali che portano tra Pianezza e Costoia e poi un lavoro che partirà a breve sul tratto Piamolin e Piaia, ecco. Andremo a sistemare i versanti di queste strade, i muri che erano ceduti, la pavimentazione idem, nonché il completamento di alcune strade silvopastorali che in questo momento sono state utilizzate per l'esbosco del post Vaia e dell'ahimè anche parte dell'esbosco degli alberi colpiti dal bostrico, ecco. Ecco, quindi diciamo un lavoro che continua dopo anni di impegno, ma il territorio adesso rispetto a Vaia naturalmente si presenta insomma, abbastanza cambiato. Beh, assolutamente sì, diciamo che il problema Vaia è stato importante in quei giorni, ma devo dire che i finanziamenti ricevuti poi grazie alla Protezione Civile, alla Regione Veneto, sono stati importanti perché ci hanno permesso di mettere in sicurezza ancora una buona parte di territorio. E sicuramente, diciamo che il rovescio della medaglia di Vaia è stato anche una piccola fortuna, diciamo, per quanto riguarda il mio territorio, che fortunatamente non ha avuto disgrazie importanti. E che però i danni insomma, lasciati da questo evento, quello sì, sono stati importanti. Più che altro, lo dicevo, il bosco che ormai è parzialmente distrutto, poi anche dal parassita che susseguentemente insomma, si è presentato, ma era anche previsto. Ci rimane invece noi, per quanto riguarda il post Vaia, tutto il fondovalle, e il fondovalle intendo gli argini, una parte degli argini sul torrente Cordevole, dove ho già sollecitato più volte gli enti competenti, speriamo insomma, che gli anni a venire trovino ancora delle risorse per andare a sistemare alcune strade, parlo della S203, eccetera, eccetera, perché comunque le strade sono di fondamentale importanza, tenerle attive, perché non si sa mai quello che può capitare sulle strade che in questo momento percorriamo, insomma. Ecco, naturalmente anche a livello di strade ci sono i vari livelli, no? E anche a livello comunale, per esempio, ci sono dei progetti magari per la sistemazione di alcune strade. Sì, noi abbiamo partecipato in autunno a un bando fatto al Ministero per quanto riguarda i comuni sotto i 3.000 abitanti, i piccoli comuni. A riguardo noi abbiamo chiesto insomma, di poter insomma, finanziare, adesso vedremo se saremo premiati, tra virgolette, per una cifra insomma, intorno a 700.000 euro per quanto riguarda le asfaltature delle nostre strade. È vero che in parte le strade dove sono state rinnovate sono state anche asfaltate, ma il passaggio di innumerevoli mezzi pesanti tra camion, escavatori, eccetera, su strade che mai erano state così utilizzate con mezzi così di dimensioni importanti, in questo momento sono andate in sofferenza, chiaramente, perché asfaltature che risalgono ancora magari a 30 anni fa. Adesso speriamo insomma, di un esito positivo, sarebbe un bel premio, un buon portare a casa 700.000 euro di asfalti che andrebbero a risolvere, penso, quasi la totalità del problema delle asfaltature delle circa 20 km di strade comunali. Ecco, negli anni come amministrazione avete operato diversi investimenti, poi trovando le risorse in vari modi nel mondo dello sport. E ci
ci sono state anche, nel senso, si sono creati anche poi posti di lavoro, gestione, eccetera. Un'opera sportiva, diciamo, un impianto che è fermo da un po' quello della zipline. Sì, Zipline ha avuto un po' di problemi negli ultimi 2 anni, più che altro c'erano dei problemi di manutenzione, c'erano alcuni elementi di questa struttura che necessitavano di essere sostituiti, un po' la crisi dei materiali, eccetera, eccetera, non ha permesso al gestore di allora di poter aprire questa struttura. So che adesso da poco è arrivato in comune, insomma, una novità che la loro gestione ha ceduto il ramo d'azienda e sicuramente a fine primavera ripartirà questa struttura dopo che è stata messa in sicurezza, ripartirà, dicevo, attraverso una nuova gestione. Sono due ragazzi, insomma, di Roma, uno è già qui da un po' di tempo che sta aiutando in Verticarea e, insomma, si confida, insomma, che questa attività che stava dando anche importanti riscontri, perché è l'unica in Veneto e qui nell'area, insomma, per i turisti che accedono al nostro territorio potevano avere anche un'alternativa da passarsi una giornata un po' adrenalinica percorrendo questo cavo appesi a degli imbraghi e delle carrucole, sorvolando, insomma, la nostra vallata. Pertanto buono, positivo, insomma, che anche questo, insomma, nella prossima primavera, estate entrante, ci si può ancora contare su questo e divertirsi. Ecco, e poi avete invece un progetto che, se non sbaglio, era stato finanziato ancora con gli Interreg, quello del recupero poi delle antiche varietà vegetali, insomma, qui del territorio, che poi si è, come dire, concretizzato anche nel centro orti rupestri all'ex scuola. Sì, dici bene, noi con questi progetti Interreg abbiamo iniziato, mi sembra, parlo di 10 anni fa, con delle prime attività appunto transfrontaliere nel settore agricolo. L'idea era quella un po' ancora di portare un po' quello che era l'agricoltura di una volta, rivisitata chiaramente nei giorni attuali, di ripromuovere, insomma, i prodotti che il nostro territorio ha sempre sfamato, le nostre aziende, insomma. Pertanto, attraverso appunto il centro anche Orti Rupestri, che fa da catalizzatore anche ad eventi, diciamo, formativi, ad eventi divulgativi, perché lì poi in questo locale manteniamo e gestiamo anche le sementi che abbiamo raccolto dal territorio. A Gordino non solo, ci sono anche delle forniture dal Cadore. Lì noi ogni anno, attraverso i nostri piccoli coltivatori, cediamo una parte di queste sementi, le quali verranno moltiplicate e una parte verrà restituita al centro. Adesso il passo successivo è quello di portare questi prodotti sul mercato, insomma, sul mercato locale, sul mercato regionale, attraverso la creazione di una PPL, che sarebbe piccoli prodotti locali, la produzione di piccoli prodotti locali, in un centro specifico che stiamo completando sempre presso gli impianti sportivi, una zona cucine, una zona dove vengono alloggiate le varie attrezzature, dove questi piccoli produttori possono conferire i loro prodotti, i quali poi verranno magari semilavorati o insacchettati con tutte le caratteristiche igienico-sanitari del caso, marchiati e introdotti sul mercato, così che, insomma, uno ci possa anche guadagnare qualcosa, perché finché si fa a livello familiare e a livello folcloristico, magari come facciamo con la nostra festa dell'orza, è una cosa. Poi, perché questo rimanga anche saldo sul territorio e possa dare prospettive, bisogna passare anche all'incasso. L'incasso vuol dire produrre, avere una cosa buona e sana. E da lì poi nasce anche una piccola economia che di sicuro non farà mai male, non farà male al nostro territorio. Sfruttando quindi anche un po', diciamo, una sensibilità che è un po' aumentata sui prodotti tipici e su quelli che magari stavano scomparendo. Cioè, negli ultimi anni si sperimenta un po' di più in cucina anche con ingredienti, insomma, di un tempo. Assolutamente sì, diciamo che è fondamentale mangiare sano, perché, insomma, vediamo un po' in giro la politica, insomma, anche europea, dove si sta rivolgendo, ma credo che mangiare sano sia fondamentale anche,
innanzitutto per il benessere, per la nostra salute, che insomma, vediamo che insomma, con certi tipi di bevande, certi tipi di prodotti della grande industria sicuramente bene non fanno. Ecco, quello ritornare anche ad avere un prodotto del territorio certificato dà anche garanzie poi al consumatore in primis, e questo ne troveremo anche beneficio tutti insomma. Diciamo che questo degli orti rupestri come la verticale è sicuramente uno dei punti che ricorderà dei suoi 15 anni qui in municipio, perché lei diceva prima, parlavo prima, 10 anni fa, più tempo fa, sono 15 anni, e allora adesso, fino a qualche settimana fa, come dire, 15 anni per un comune come questo erano l'ultimo punto, adesso si potrebbe proseguire. Bah sì, diciamo che han tolto i limiti per i piccoli comuni delle candidabilità. 15 anni, c'è anche una canzone, no, che la suona a 15 anni. Fa impressione, no? 180 mesi, di cui ne rimangono ancora 3, dove insomma io e insieme chiaramente ai miei consiglieri, alla mia giunta, ci siamo dedicati per il nostro territorio. Credo che è stata un'esperienza importante, assolutamente. Siamo contenti perché siamo riusciti insomma a realizzare delle opere quasi immaginabili. Diciamo che in questi 15 anni abbiamo gestito circa 16 milioni di euro, una fetta, è vero, che è data anche da Vaia, ma non raggiunge la metà dei soldi investiti, e il resto insomma attraverso i fondi di confine, attraverso fondi PSR, attraverso insomma vari fondi siamo riusciti a portare a casa. Ecco, i soldi insomma tra virgolette ci sono, non è che siano tantissimi, però quando uno si dedica a qualcosa lo trova. Chiaramente la nostra politica è stata questa, qualcuno può anche dissentire, ma d'altronde sono delle scelte che uno alla fine, quando ministro, deve anche fare. Adesso sicuramente c'è la possibilità a chi vedeva anche investimenti diversi per questo comune potersi candidare e sostituirci, insomma, anche perché insomma la vita amministrativa dei comuni deve andare avanti. Non credo che l'arrivo dei commissari sia la formula giusta per gestire il nostro territorio, e pertanto insomma, come dicevi prima, il limite ai mandati è stato tolto, però in questo momento non, a 3 mesi non c'è ancora nessun ragionamento, e non lo dico così per nascondere chissà che cosa, ma fino a poco tempo fa insomma le mie riflessioni erano quelle che insomma l'impegno dato era anche sufficiente, ma io sono sempre stato legato al mio territorio fin da bambino. Sicuramente se c'è bisogno di qualcosa io non mi tiro indietro. Questo non vuol dire che mi ricandido, però insomma io sono sempre a disposizione del mio territorio, che ormai conta 600 anime. Fortunatamente negli ultimi anni ne abbiamo perse un po' meno, insomma facciamo un po' la stima di perdere ne 10 all'anno, ma fortunatamente adesso la media è un po' calata, insomma negli ultimi anni c'è stata qualche nascita in più. Le nostre attività sono riuscite così a poter, le attività che abbiamo realizzato, verticale, zipline eccetera, insomma stiamo dando lavoro, ha formato insomma una quindicina di posti di lavoro, e che non è poca cosa, ecco questo. Ecco, quindi diciamo situazione ancora interlocutoria. Immagino che la riflessione generale, no, che insomma avete fatto adesso, 5 anni fa, sia un po' quella anche di cercare di coinvolgere forze fresche, no? Cioè, c'è bisogno poi di forze fresche, no, per formare anche qualcuno per il futuro. Sì, dici bene, forze fresche. Vedo che in certi comuni ci sono dei gruppi di giovani che così stanno mettendo in piedi una lista, ai quali sicuramente auguro un buon lavoro, ben venga che ci siano questi giovani. Quello che un po' diciamo mi preoccupa è che il giorno d'oggi è sempre più difficile anche amministrare, no? Vedo già una differenza in 15 anni. Ci vorrebbe un passaggio almeno prima di un po' di gavetta, no? Per non trovarti poi nel momento in cui magari sei scelto dai cittadini, trovarti in un ambiente come è l'ambiente dell'amministrazione comunale o altri enti insomma di questo tipo,
di trovarti in difficoltà, perché poi ci vogliono parecchi anni per imparare anche il funzionamento, e il giorno d'oggi parecchi anni sono, è anche del tempo perso, tra virgolette, no? È vero che in questi ambienti la burocrazia è sempre enorme e sempre di più. Vuoi realizzare un progetto, non ti bastano 5 anni, ce ne servono quasi 6-7. Questo un po' mi spaventa dalle nuove generazioni, ma d'altronde nessuno nasce imparato, bisogna comunque avere molta passione. Non è facile trovare forze fresche, un po' meno nei giovani, un po' meno un po' per tutti, insomma, perché il pensiero è quello: non ho, io non voglio prendermi delle responsabilità, non ho, io non voglio intrigarmene, come si dice un po' in esatto. In queste robe qua. E non è semplice, però d'altronde mi auguro siano solo dei cicli questi, che poi insomma il voler insomma dare una mano al proprio territorio, perché alla fine si dà una mano al proprio territorio al di là di quello che uno può pensarla politicamente, insomma destra, sinistra, centro. Noi che facciamo la scelta di rimanere su questo territorio, è anche doveroso poi a un certo momento mettersi in gioco e dare una mano a questo territorio che possa sopravvivere e che possa poi così essere passato di mano alle nuove generazioni. Grazie mille per averci accolti. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori di Telebelluno. E quindi ci vediamo alla prossima tappa.